Bentornati, con questo effetto si conclude la prima parte del nostro viaggio all'interno della galleria filtri perché concludiamo la cartella dei filtri artistici e questo che vediamo oggi è la vernice di fondo. Proprio come i pastelli su superficie ruvida vediamo che è diviso in due parti, ha una parte dedicata al pennello e una parte dedicata alla texture. Ora la texture è esattamente la stessa che abbiamo già visto. Quindi in questo caso la mia preferita rimane ovviamente l'arenaria. E con, con questo pannello gestiamo la texture, quindi quanto deve, quanto deve essere grande il dettaglio della texture che abbiamo inserito e quanto rilievo deve avere. Mentre con il primo pannello gestiamo quanto è grande il pennello che ha dipinto su questa superficie e la zona di copertura agisce fondamentalmente sul contrasto. Questo è un filtro che dà dei risultati... Eh, di utilizzo molto limitato secondo me, in quanto la risoluzione tende a peggiorare parecchio, diciamo che diventa quasi irriconoscibile. Eh, si può utilizzare qualora si voglia andare a simulare un, un dipinto fatto su muro eh, senza troppa precisione. Ecco. La precisione massima si ha ovviamente con le dimensioni del pennello minime. E con una zona di copertura bassa, così il contrasto rimane alto. Eh, vediamo comunque che anche se lo andiamo a ingrandire c'è una caduta qualitativa abbastanza evidente dovuta al fatto che si sta simulando una pittura su un muro, che quindi non è molto precisa. In questo caso, arenaria, ma non sarebbe molto diverso se impostassimo mattoni. Mettiamo i mattoni con il ridimensionamento a 200, quindi mattoni più grandi possibile, vediamo che il dettaglio è comunque molto assente. Uh, sicuramente va bene se si vuole rendere un effetto murales da mettere sullo sfondo di una propria composizione, non dico di no, è un effetto che io uso molto raramente. Ecco.